Nell'aula consiliare del comune di Mascalucia si è svolto il secondo incontro su trasparenza e pubblicazioni atti, come proseguimento della giornata formativa rivolta ai dipendenti dell'ente tenutasi già giovedì scorso dal segretario generale del comune Innocenza Battaglia sul tema sistema valoriale dell'ente, etica e legalità, secondo quanto previsto dalla legge 190 del 2012. Il tema è stato trattato dall'avvocato Francesca Gangi, segretario generale della città metropolitana di Catania. Il ciclo si chiuderà con una giornata di formazione sul sistema di acquisizione dei lavori, servizi e forniture, mercato elettronico e centrali unica di committenza, che sarà tenuta dall'ingegner Nicola Alleruzzo, dirigente regionale. Gli appuntamenti delle giornate della trasparenza sono organizzate in esecuzione a quanto previsto dalla deliberazione di giunta 14 e 15 del 12 febbraio scorso, con cui sono stati approvati il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 15-17 e il piano triennale per l'integrità e la trasparenza, oltre che il piano della formazione approvato lo scorso 24 novembre.